fenomenale e a me piace, faccio così, piace tantissimo usarlo sui capelli bagnati o semi bagnati, giusto sulle punte, poi il resto lo metto anche sulla radice. Io tutte le mie fisime mentali, veramente se ve le racconto tutte rimarreste scioccate, tipo il phon o la piastra, quindi quello che ho usato che è caldo, lo lascio nell'altro bagno, cioè devo metterlo lì per terra che non è vicino a niente perché essendo caldo potrebbe succedere qualcosa, questo è nella mia mente, lo so che non succederebbe niente, però è così. E sempre i calzini quando uso il phon. Tutte le mie a testa in giù, importantissimo. Guardate un po' che è venuta a trovarci. Suona amore mio. Suona. Cambio marcia. Piedino. Suona. Cambio marcia. Li hai già torturati i cani? Stanno dormendo i cani in realtà. Suona, brava. Le sirene. Io impazzisco per questa faccia qua. A volte uso questa per quando ho pochissimo tempo e voglio un liscio super super voluminoso. Ultimamente, devo dire la verità, sto preferendo fare la piega con il pettine rotondo. Questi sono in assoluto i migliori che abbia mai provato. Scusate, ci sono tutti i capelli perché lo uso sempre. Moroccan Oil, questo l'ho preso online. Di tutte le cose che prendo online, vi metto il link giù nell'info box. Che dite? Io adoro questa piega del caschetto. Poi vabbè, mi piacciono anche, non lo faccio mai liscio, o così oppure onde con la piastra. Arrabbiatissima. Questo penso che sia stato uno degli acquisti in assoluto migliore. Tutto l'inverno dell'anno scorso, che lei era proprio neonata, a uscire, giuro, tutti i giorni, cioè lei non è mai rimasta a casa neanche un giorno, anche col freddo di gennaio, dicembre, tutti i giorni fuori, adesso l'abbiamo messo nel passeggino. In questa fantastica giornata uggiosa, io sto facendo un giretto al parco, veloce perché facciamo colazione, Andrea è andato un attimino a prendere il lattuccio per la piccolina. Facciamo colazione, poi pranziamo. Stamattina abbiamo fatto anche il vaccino esavalente. Eravamo sì che Andrea abbastanza preoccupati, tra virgolette, nel senso che lei le ultime volte andava sempre in apnea. Sviene, cioè va in apnea e sviene, diventa grigio-blu, occhi all'indietro, sviene regolarmente. E ci è andata alla grande, si povera pianto, che perché hanno fatto la puntura su entrambe le cosce. Però almeno non è svenuta, non è andata in apnea. Tutta storta. Tutto bene? Oh, cucciolo. Ho pulito e sistemato per bene tutta la sua area giochi, che è una cosa che faccio regolarmente perché sono un pochino maniaca in questo, lo sapete. Pensavo, visto che quindi è tutto ben sistemato e mi è arrivato tutto quanto, ve lo dicevo su Instagram che ho ordinato un bel po' di cose, vi faccio vedere la sua area giochi. L'altra cosa che vi dico prima di farvi vedere tutto quanto è che ho preso tutto online, ho preso tutto, ma veramente tutto su Amazon, perché ormai io faccio solo shopping online. Quest'area giochi io ce l'ho in mente da quando lei era proprio piccolina, prima dei suoi 6 mesi, e ci tenevo che lei avesse quest'area giochi un pochino così da sogno, perché io quando penso a me da piccolina io sarei impazzita per una cosa del genere. Ed eccoci qua. Iniziamo dalla base. Ho preso questi due tappetini
È lo stesso, ma in due fantasie diverse. Sono reversibili, si possono girare. Io con questi mi sto trovando benissimo. Sono fatti benissimo. Anche se cade, non si fa male. Li pulisco molto facilmente, nel senso un pano umido. E sono puliti, come vedete. Oh, finalmente possiamo rendere giustizia a lui. Questo asinello a dondolo che io trovo super cute. Lei impazzisce, l'avete vista su Instagram. Gliene combina di ogni, povero. Tira le orecchie, se lo mangia. E questo, devo dire la verità, ci tenevo tantissimo io ad averlo per lei. Perché poi mi sembrava quella cosa tenera, bella, che anche a distanza di tempo sarebbe stato bello conservare. C'è anche la cintura, questa altalena è stata in assoluto una delle cose più usate da quando è nata la bambina. Dopo i primi 3 mesi ci dormiva, si rilassava tantissimo. Adesso gioca, fa la matta, perché vabbè, è cresciuta. Fatta molto bene, legno, materiali, tessuto, questo è morbidissimo. Dico questa cosa non per sembrare io prendo solo il top. No, assolutamente. Quando si tratta della piccolina, ci ho messo una vita a selezionare tutte queste cose che vi sto facendo vedere, proprio perché le ho ricercate, letto le caratteristiche del prodotto, le recensioni delle altre mani. Quindi sono ottimi prodotti. Adesso passiamo a lei, che è la tenda indiana. Questa anche l'ho voluta tantissimo. Devo dire che i materiali anche sono fantastici, cioè è fatta bene, non è la cosa che ti cade addosso scrausetta, no. La sera è qualcosa di spettacolare, adesso che è inverno è qualcosa di spettacolare perché è super super cosy. Qua a volte io lo faccio con lei e lei adora, perché sente di essere solo con la sua mamma. Chiudiamo, ci mettiamo qua dentro. Questo materassino anche c'è all'interno di questo pacco con la tenda, Gli ho messo lì dei pupazzi. Questo è lì perché le faccio i giochini dalla finestrella, lei è qua dentro. Spunta fuori l'asinello con la mamma. Qua volendo ci sono anche le tasche per mettere libri, giochini, avere tutto qui, non dover uscire. E è stupenda, ragazzi, stupenda. La sera ve la farò vedere, avrete modo di vederla in altri video, in altri vlog. È qualcosa di spettacolare ed è bella grande, cioè ci stiamo dentro tranquillamente. Mostro anche questi cuscini, me ne devono arrivare altri due, a forma di fiore, anche questi lei li adora. Non lo so, io penso tantissimo, adesso che sono diventata mamma, penso tantissimo a me da piccolina. Prima di tutto ricordo quanto adoravo giocare e quanto avrei voluto queste cose. E quindi cerco di darla a lei, visto che io non l'ho potuta avere. Questo l'avrete intravisto, la portiamo in giro per tutta casa, si fa inseguire dai cani, inseguiamo i cani insieme, ci facciamo di ogni. Sei mica ha sentito. Sei Mino! Questo gliel'ho preso da pochissimo per il suo compleanno. Possono fare qualsiasi attività fisica, giocare, arrampicarsi, buttarsi, lanciarsi. Ci sono anche i gradini, c'è questa piscinetta qua. Morbidissimo, nessun plastificante tossico, facile da pulire, o Ecotex, bucato in lavatrice. Questa è per i bambini dai 12 ai 36 mesi, la poltroncina canta, suona, balla. Qua tutti i suoi tasti, tutte le robine. Recentemente le ho preso anche questo su Amazon, costa pochissimo perché il brand è proprio Amazon. All'interno ci sono tutte queste formine, lei si diverte un mondo a giocare con queste formine, poi metterle dentro, tirare fuori. L'altro invece è questa torre impilabile. Questo anche le piace perché è in silicone, quindi morbido, lo sgagna. Due che invece lei va fuori di testa e che vi consiglio se più o meno sono in questa fase, come mesi e dentini, sono di Mushi e si diverte un sacco a far così. Questo glielo porto anche in giro per farvi capire. Questa invece che è una torre impilabile, non la classica, la solita a cui siamo abituati, e cosa geniale, ci hanno fatto queste cosine qua in fondo, quindi lei si perde proprio oltre. Poi invece un po' di giochi, diciamo di pupazzi. Questo è stato sfruttato anche molto. Questa, chi ci segue su Instagram si è divertito parecchio. La batteria che ha voluto prendere Andrea per la piccolina, bello e divertente, anche proprio tutti insieme la suoniamo. Questo è specialissimo. Se avete certe corde nell'anima, questo davvero speciale. Questo libro dovrebbe essere famosissimo, questo libro dovrebbero averlo tutti, secondo me. Illustrazioni bellissime, forti, emozionanti,
Leggo sogni, speranze, amore, paura, dolore, incertezze e quotidianità. In una sola parola, la nostra vita. Sei capitoli, sei diversi momenti della vita di tutti noi. L'infanzia, la giovinezza, la vita adulta, la vita di famiglia, la maturità e infine la vecchiaia. Con la sua esperienza, i dispiaceri e la grande libertà. Tutti narrati, disegnati con semplice, struggente profondità. Faccio vedere un po'. Illustrazioni meravigliose. Ragazzi, questo libro è qualcosa di allucinante. E io lo volevo a tutti i costi per me, ma anche per lei. Questa è l'adolescenza. E anche un bellissimo regalo a una persona speciale, un libro del genere. Vabbè, non ve lo mostro tutto, se no che sorpresa è. Un altro spettacolare, questo me l'avete consigliato voi su Instagram, Mamma c'è anche per il papà, illustrazioni anche qui meravigliose, sono praticamente 31 ritratti, mamme di tutto il mondo, così diverse eppure così simili. Meraviglioso, tutte mamme, vedete? Oh, ragazzi, questo qua anche. Un'altra cosa che lei ama, a parte la musica, proprio va fuori di testa, sono i libri. Probabilmente perché io nei nostri pomeriggi, mattine insieme in giro, la porto sempre in libreria. E lei proprio quando vede dei libri, quando vede una libreria anche da lontano, inizia a urlare per farmi capire di entrare. Le piacciono tantissimo, li adora. Sono troppo contenta di questa cosa, anch'io li amavo i libri quando ero piccolina. E quindi li ho presi un po'. Sia per adesso, per la fase in cui è 12 mesi, sia un bel po' più in là, perché sono molto più belli un po' più in là, ecco, come illustrazioni eccetera eccetera, come adesso vi faccio vedere, capire. Il libro sonoro proprio per i bimbi piccoli, questi li adoriamo, i libri coi buchi, che so che esistono da una vita. Andrea quando era piccolino li aveva. Io non li conoscevo, me ne sono innamorata anch'io, gliene ho presi un po'. Ho preso questo, così vi fate un po' un'idea, capite se vi piace o no. Questo invece me l'avete fatto conoscere voi e sono impazzita, sono una serie di libri in realtà, io non li conoscevo, non so come sia possibile perché poi esistono da una vita. Bosco di Rovo, storia d'inverno, c'è anche storia di primavera, d'estate, autunno, infatti li voglio tutti adesso, c'è le illustrazioni, sono così, è qualcosa di spettacolare, e sono state le ragazze di Instagram a farmelo conoscere, quindi lui senz'altro, pian piano li prenderò tutti, cioè guardate qua. No, oh, è troppo bello, è qualcosa di bellissimo. Questo è lo stile proprio che piace a me. Questo anche me l'avete consigliato voi. E vabbè, qua è Natale, quindi molto, 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 molto bello. Guardate che belli anche questi disegni. Poi, questo mi faceva troppo ridere, Il re e il niente. Questo l'ho preso proprio perché è divertente, simpatico. Proprio una storia simpatica questa. E questo l'ho visto su Amazon, non l'avevo mai visto in libreria né niente. E boh, mi piaceva. Proprio perché lei ama così tanto i libri. E me ne devono arrivare altri. Direttamente da Parigi, 50 milioni di copie, sto scherzando, 50 milioni di copie vendute al mondo, sembrerebbe essere il giocattolo per i bambini. E sembrerebbe essere unico al mondo, materiale di un albero della Malesia, se ricordo bene, in particolare, tagliato in un preciso momento. Ha una storia incredibile, la si vedrà molto più spesso, sarà molto più famosa perché adesso sta nascendo questa collaborazione tra H&M e Sophie la giraffa. Comunque, questo è il giocattolo numero uno per la dentizione. Se andate a leggere tutto quanto, è incredibile. Guarda che capelli, che riccia! E
Dio mio, quanto ti amo io. Quanto ti amo, vita mia. Sei la mia vita. Sei la mia vita per intero. Sì. Abbiamo dormito bene? Post vaccino, abbiamo dormito bene? Fa delle nanne strepitose qua dentro, perché è morbido, è bella calda. È una coccola. Hanno tantissimi, un brand bellissimo questo che ho scoperto. E... yeah. E sta per arrivare anche con le maniche, dobbiamo pulire il nasino. Con le maniche per l'inverno. Sapete che i bambini piccoli è impossibile che tengano su la coperta. Con queste gambe non stanno fermi. La tiri giù tu la coperta. E poi di notte che fa freddo, quindi l'unica è il sacco nano. Mamma! Mamma! Ce l'ho a video per sempre. È iniziato prestissimo lei a dire mamma, eh. La sua prima parola è stata e ce l'ho a video per sempre. Papà. 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 Avevo preso anche questi anelli usatissimi, sfruttatissimi. Questa palina che tra l'altro ho visto consigliano gli osteopati, molto 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 interessante, uno di quei prodotti salvavita, diciamo. Queste cordicine che sono in silicone, ovviamente di qualità buona, eccetera eccetera, molto carini e simpatici, perché intanto così anche se lo sgagnano per i dentini. A cosa servono? Ve l'ho detto su Instagram, li avete fatti fuori, sono veramente utilissimi con i bambini piccoli. Voi agganciate a seggiolino, seggiolone, carrozzina, passeggino, tutto quel che volete, giochi o qualunque cosa date in mano a un bambino che non fanno altro che lanciare per terra, quindi per non sporcarli o comunque per non lavarli un milione di volte quando si è in giro con la carrozzina e il passeggino che lanciano per terra, insomma non è il massimo. Decidete voi qui, insomma sono regolabili, potete farci la qualunque. Non solo non possono più lanciare le cose, ma lei anche proprio se lo mette in bocca, perché questo è proprio silicone, quindi anche per i denti, le gengive, ottimo. Per i dentini continua a rimanere il suo preferito. Ma perché? Perché è fatto troppo bene, secondo me. È perfetto per l'impugnatura di un bambino, per la manina di un bambino, e se lo sposta, se lo gira, come vuole. Quindi io questi veramente ve li consiglio. Parte svezzamento invece, questo bicchiere per quando devono imparare a bere, quindi passano dal biberone all'acqua eccetera eccetera, Mushi, fantastico, qualità eccelsa, materiali eccetera eccetera, sempre Mushi, ve lo dicevo, che io per quanto riguarda lo svezzamento ho fatto tutto Mushi. Questi meravigliosi sono fatti in silicone, di modo che anche qui possono massaggiarci le gengive e quindi lo accettano facilmente in bocca, no? Si fanno... mangiano più facilmente sostanzialmente, e anche qua materiale, qualità eccetera eccetera. Li ho presi anche così per i bambini un po' più grandi, sempre di Mushi perché li adoro. Ho preso anche questo, che quando ho avuto i momenti un po' più mettevo miele rosato sulle gengive e si calmava. Questo è morbidissimo, sempre Mushi. La ciotolina, anche qui qualità eccelsa come ogni loro prodotto, e sempre loro ovviamente anche il bavaglino, è morbidissimo, guardate, con la tasca, comodissimo, tutto fantastico. Suonano, rispondo, dice devo leggere il contatore dell'acqua, ok, non sapevo neanche che arrivasse. Un ragazzo giovanissimo entra e non so neanche dove è il contatore dell'acqua, facciamo il giro di casa insieme, troviamolo, vabbè, proseguiamo. Questo ci tengo particolarmente a consigliarlo alle neomame sole, cioè il compagno è a lavoro sempre, non avete nessuno che vi aiuti, non ci sono nonne, non c'è niente di niente, siete da sole con un bambino piccolo, non sapete come fare a fare tutto il resto. Questo, ragazze, per me è stato un salvavita. Per tutte le volte che non c'è Andrea, quando non c'è neanche mia mamma ed ero da sola con la bambina, ma ancora oggi, cioè questo io lo uso tutti i giorni, me lo porto perché è leggerissimo, è una seduta, vedete, con, scusate, il riduttore, quindi poi quando cresce si toglie anche questo, e me lo porto così in qualsiasi stanza, tipo io lo uso tantissimo in bagno perché
devo lavare i denti, la faccia, mi devo preparare, vestire. Lei sta qua, le do in mano un giochino, ci sta tranquillamente, intanto mi preparo. Per qualsiasi faccenda, cosa che avete bisogno di fare e non sapete come farla, perché avete in braccio il bambino, non sapete dove metterlo, questa seduta io l'ho utilizzata, la sto utilizzando tantissimo, sfruttatissima. E anche un vassoio, quindi potete anche farla mangiare qua perché è seduta perfettamente. Anche, volevo mostrarvi per i bambini ancora più piccoli, sono tutti i vassoi che mettete e togliete, anche questo. Quindi se voi vi state preparando, vi state docciando, vi state, che ne so io, cucinando, facendo faccende domestiche, non sapete come fare col bambino, gli potete mettere anche questo vassoio che ha diverse attività e gioco e si intrattiene. Per il bagnetto anche ho preso un po' di cose, quindi vi metto anche quelle. Sicuramente mi sono dimenticata il mondo, sicuro proprio, perché io vabbè, in questi 12 mesi le ho preso il mondo, ho smesso di comprare per me e compro solo per la piccolina. Vi linko, vi lascio giù nell'info box i link di tutto il resto anche che ho preso, che magari mi sono dimenticata di mostrarvi. Poi vabbè, man mano che arrivano le cose ve le mostro su Instagram, sempre, lo sapete, chi mi segue su Instagram lo sa che faccio vedere tutto quanto. E ma perché vabbè, su Instagram si è creato un po' anche questo gruppo tra me e altre ragazze, mamme e neomame, ci consigliamo a vicenda. E comunque devo dire la verità, possiamo fare un altro video, non in questo, un'altra parte che è quella dedicata passeggino, carrozzina, seggiolino, seggiolone, eccetera, eccetera, perché in questo dicevo, devo dire la verità, che adesso è un'altra cosa, cioè adesso con l'esperienza, ma è normale che sia così, cioè quando comunque, prima di avere un bambino, anche quando sei incinta, non sai bene. Ci sono tantissime cose, non sai bene cosa scegliere, cosa non scegliere, e magari pensi un po' più all'estetica che alla praticità. Adesso saprei esattamente, dicevo anche su Instagram, con un secondo figlio saprei esattamente cosa prendere, cosa non prendere, quali scelte fare per ogni prodotto, eccetera eccetera, perché ho l'esperienza, ma è normale che sia così. Andiamo amore. Ovviamente appena usciamo con i cani inizia a piovere. Salmo Terignacchi per la principessa, e la principessa mi spiace non sei più tu, è la rospa. Guardate che bella la tenda, la sera con le luci accese. È troppo.